Allora, buongiorno a tutti. Oggi passiamo a un altro racconto di Rabbi Nachman. Questo racconto si chiama Il re umile. Leggiamo quasi tutto il testo perché è un testo più corto degli altri e cerchiamo di dare una chiave di lettura, di spiegare alcune cose e di dare una chiave di lettura per capire qual è il messaggio che ci vuole dare Rabbi Nachman. Allora, c'era una volta un re che aveva al suo fianco un saggio consigliere. Disse il re al saggio: c'è un re, un altro re, che sostiene di essere forte e valoroso. Quindi, essenzialmente, noi andremo a vedere che questo saggio deve andare a scoprire chi è questo re misterioso, sotto ordine del primo re. È un uomo di verità e umile. È di fatto forte e valoroso. Che sia un prode, lo so, perché il suo paese è circondato dal mare e sul mare, nelle navi, è posizionato il suo esercito con cannoni e soldati che non permettono a nessuno di avvicinarsi. Ovviamente qua si fa riferimento alla forza come capacità di riuscire a dominare i propri istinti. È scritto nei Pirkei Avot chi è la persona forte, la persona che domina il suo istinto cattivo, il suo Yetzer Hara. Ma per quanto riguarda il suo essere uomo di verità, si sta riferendo sempre al re che deve andare a incontrare, a scoprire, e umile, come afferma, non lo so se è veramente così. Vorrei, dice il primo re, che mi portassi il ritratto di questo secondo re. Quindi il primo re chiede al saggio di andare a cercare il secondo re che deve essere forte, che deve essere umile, che deve essere uomo di verità, e gli deve andare a prendere il ritratto di questo secondo re, per capire veramente se esiste, come è fatto questo secondo re. Perché dalla faccia, noi, quindi dal ritratto, noi possiamo in generale capire le qualità interiori di una persona. Infatti, questo re si teneva celato dalle persone, trascorrendo tutto il tempo dietro una tenda traforata, essendo così lontano dai suoi sudditi, quindi nessuno veramente conosceva, aveva visto, aveva goduto della personalità di questo secondo re. E così il saggio si incammina alla ricerca. Il saggio si incamminò verso il paese e riflette sul fatto che gli occorreva riuscire a conoscere la natura del paese, cioè dove abita questo re, com'è fatto il paese in cui abita questo re. Ma come avrebbe potuto riuscire a conoscere la natura del paese? Attraverso l'umorismo di questo paese, attraverso il modo di scherzare che veniva utilizzato in questo paese. Quindi lui vuole capire di che paese si tratta, dov'è che abita questo re. Per capire di che paese si tratta, io devo capire in che modo gli abitanti di questo paese usano scherzare. L'umorismo, il modo di scherzare, la lezzanut, dice Rabbi Nachman, è una chiave di lettura per capire veramente com'è questo paese. Infatti ci sono diversi tipi di umorismo. Ce n'è uno il cui scopo è veramente danneggiare l'amico attraverso le parole. E sappiamo ovviamente che questo è un divieto scritto esplicitamente nella Torah, che si chiama divieto di onat dvarim, cioè di afflizione con le parole. È proibito ovviamente affliggere, dare fastidio a un'altra persona attraverso delle parole sgradevoli, che possono essere delle prese in giro, eccetera. Qualora l'amico facesse notare il suo disappunto, l'altro gli risponderebbe: ma sto scherzando. Ma è ovviamente proibito, anche se uno scherza, deride un'altra persona e poi dice: no, guarda, stavo solo scherzando. Ovviamente, comunque, allo stesso modo è una cosa proibita perché danneggia e fa male all'altra persona. Quindi anche se l'intenzione è buona, noi sappiamo che si arriva comunque ad offendere, e cioè è proibito. Il saggio arriva in questo paese e dice quel testo, fra tutti i paesi ce n'è uno che li rappresenta tutti. Quindi questo paese dove abita questo fantomatico re è un paese che li rappresenta tutti. E in esso c'è una città che rappresenta tutte le città del paese, che rappresenta tutti i paesi. In questa stessa città c'è una casa che rappresenta tutte le case di tutta la città, che rappresenta tutte le città del paese, che rappresenta tutti i paesi. In quella casa c'è un uomo
che rappresenta tutta la casa. Quindi questo paese è un paese universale, che ci parla di una condizione dell'uomo in generale e che ha la caratteristica dell'universalità, se vogliamo. E qua Rabbi Nachman ovviamente fa riferimento a Eretz Israel e alla città di Gerusalemme, in particolare la casa sarebbe il Beit HaMikdash e l'uomo sarebbe il Cohen. Quindi il paese in cui arriva il saggio è Eretz Israel e la città è Gerusalemme. E sempre là c'è un altro uomo vicino al Cohen, che sta in quella casa, in quel paese particolare. C'è anche un altro uomo che fa tutti gli scherzi e gli sberleffi dell'intero paese. Quindi da una parte c'è il Cohen, questo uomo, e dall'altra però c'è qualcuno che continua a scherzare in maniera negativa, che sarebbe lo Yetzer Hara, dice Rabbi Nachman. Il saggio prese con sé un'ingente somma di denaro e andò in quella terra e vide che vi si facevano diversi tipi di sberleffi e di risate. Li vide delle angherie e degli inganni che facevano nel commercio, e anche quando si presentò dalle autorità per essere giudicato, trovò menzogna e corruzione. Quindi in realtà in questo paese trova più che altro menzogna, corruzione, falsità, tratti negativi negli abitanti. Non davano peso alle cose, non c'era riflessione. Lasciò che tutti lo imbrogliassero e si presentò per essere giudicato dalle autorità in tribunale. Anche lì tutti erano bugiardi e corrotti. Si rivolse allora ai tribunali più alti e anche lì tutto era menzogna. Così giunse di fronte al Senato e lo trovò corrotto e bugiardo a sua volta. Questo finché giunse davanti al re in persona. Quindi capisce che c'è solo corruzione e falsità, allora. E quindi capisce di essere stato imbrogliato e quindi vuole giustizia. Va prima da un tribunale, poi da un altro, poi va dal Senato fino a che arriva dal re e finalmente arriva alla meta del suo percorso, del suo viaggio, della sua missione. E vediamo se riesce a scoprire qual è la natura invece di questo re. Vediamo se riesce a vedere veramente il re che era sempre celato. Quando fu davanti al re in persona, disse: "Chi sono coloro che governi? Il paese è pieno di menzogne, da un capo all'altro non vi si trova alcuna forma di verità." Iniziò a raccontare tutte le falsità del paese. Il saggio di cui si è detto alzò la voce e disse: "Sembrerebbe il caso di dire che anche il re è come loro. Ama le menzogne come tutti gli abitanti, ma da quello che vedo capisco che sei un uomo di verità e per questo ti tieni lontano da loro." Quindi all'inizio pensa: se gli abitanti sono così menzogneri, così iniqui, malvagi, allora anche il re sarà così. Però dopo ci ripensa e dice: se tu ti tieni celato, ti tieni diviso, separato da questi abitanti, allora vuol dire che in realtà tu potresti essere diverso. Ti tieni lontano da loro poiché non puoi sopportare la falsità del tuo paese. E allora iniziò a tessere grandi lodi di questo re, ma il re era molto umile. La sua grandezza consisteva proprio nell'umiltà. Perché questa è la caratteristica dell'umile. Quanto più si tessono le sue lodi, tanto più egli si fa piccolo. Di fronte agli elogi del saggio, il re reagì con umiltà e divenne piccolissimo, fino a diventare letteralmente un nulla. Il re, non potendo trattenersi, allora spostò la tenda di lato per vedere il saggio. Quindi a questo punto che succede? Il saggio intuisce che il re è diverso, comincia ad elogiarlo, allora il re si fa piccolo perché è molto umile e a quel punto capisce che è il momento di guardare il saggio, di farsi vedere dal saggio. Finalmente. E che succede? Così scoprì il suo volto. Il saggio lo vide e portò il suo ritratto dal re. Che significa questo? Significa che, in un certo senso, che ci sta dicendo Rabbi Nachman? In un certo senso tutto il nostro mondo sembra una menzogna, sembra tutto dolore, sembra tutto sofferenza, sembra tutto confusione, sembra tutto buio, ma in realtà è solo perché non siamo arrivati a togliere il velo e a vedere chi è veramente questo re.
solo perché non siamo arrivati al momento in cui il re è pronto per farsi vedere, è pronto per rivelarsi, perché pensa che noi siamo all'altezza di vederlo e di capire qual è il senso profondo. E quando arriverà il Mashiach, per l'appunto, questo succederà, che noi tutti capiremo la grandezza di HaKadosh Baruch Hu, capiremo anche il senso di tutte le sofferenze. Il velo si leverà e vedremo che è tutto HaKadosh Baruch Hu, che è tutto luce in realtà, che è tutto bene, e capiremo il vero senso, essenzialmente. E perché allora c'è tutto questo dolore? E tutto questo dolore, dice Rabbi Nachman, lo permette HaKadosh Baruch Hu solo per fare in modo che noi possiamo avere il libero arbitrio. Ma per appunto, quando arriverà il Mashiach, noi saremo pronti per levare questo velo, come ha fatto il saggio, come ha fatto quando il saggio è arrivato in questo racconto, allora veramente capiremo il vero senso.